Grande Fratello. Ladri svaligiano la casa a pochi giorni dall'inizio del reality. Il paradosso è servito. A riflettori accesi è la casa più spiata e controllata d'Italia, con tanto di telecamere accese 24/7. A riflettori spenti è terra, purtroppo, di man bassa. Il Grande Fratello. A pochi giorni dalla ripresa del reality senza VIP, è stato vittima di una spiacevole vicenda. Ha visto la sua abitazione svaligiata dai ladri. A darne notizia è il quotidiano Il Messaggero. Il giornale ricostruisce l'accaduto e offre i dettagli di ciò che è stato trafugato dalla struttura di Cinecittà. Mica poca roba, stando a quanto è stato riportato. Arredi, mobiliori e quant'altro. Furto a Grande Fratello. Scippati frigoriferi, piani cottura, uff, delle sgraio, una specchiera e un paio di divanetti. Non trovando gioielli o preziosi, i topi d'appartamento si sono dovuti accontentare di quello che hanno trovato. Gli arredi, si legge sul quotidiano romano. Nella fattispecie i ladri sono riusciti a scippare frigoriferi, piani cottura, uff, delle sgraio, una specchiera e un paio di divanetti. Vale a dire una parte di arredi e mobilio familiari ai telespettatori del Grande Fratello VIP. I primi ad accorgersi della rapita sono stati i tecnici che dovevano svuotare la casa e allestirla per l'edizione NIT che inizierà nei prossimi giorni. Non è la prima volta che capita un fatto simile. Oltre Alpe, in Francia, i ladri sono addirittura entrati durante le riprese del reality show, riuscendo ad accaparrarsi i vestiti lasciati a bordo piscina dai concorrenti in gioco. Investigatori al lavoro. Già iniziate le indagini, punto dopo la spiacevole sorpresa, è iniziata la caccia ai rapinatori. Sempre Il Messaggero parla di indagini già avviate. Non è escluso infatti che i malviventi si siano introdotti in più occasioni nella casa, e c'è chi avanza anche dei sospetti. Nella zona infatti sono numerosi i campi rom abusivi. Le ultime notizie parlano dell'azione degli investigatori, che avrebbero già cominciato a setacciare le abitazioni rom in cerca della refurtiva. Un bottino che tutto sommato non ha un gran valore, visto che si tratta di merce usata che sarebbe dovuta tornare in esposizione dai vari fornitori del Grande Fratello.